Leggi e norme verso la semplificazione. Una petizione a tutela dell'infermiere pediatrico. Rinnovato l'accordo con il CIF ILO. Nella seduta del 12 luglio il Consiglio regionale ha proseguito l'esame dell'articolato e degli emendamenti al disegno di legge sulla semplificazione e sul riordino delle norme regionali. La discussione proseguirà nella prossima seduta. In copertina! A Palazzo Lascaris è continuata la discussione sul provvedimento di riordino e semplificazione delle norme regionali. L'Aula ha affrontato la seconda giornata di esame dell'articolato, che riguarda diverse materie: servizi sociali, trasporto e logistica, cultura e istruzione, turismo, sport, foreste e ambiente, sanità, personale regionale. In particolare, il Consiglio ha esaminato gli articoli sui servizi sociali e le IPAB, su cui sono stati presentati numerosi emendamenti, poi respinti, dei gruppi Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Tutela dell'infermiere pediatrico nell'esercizio della professione in continuità assistenziale su pazienti ospedalizzati e in regime di day hospital over 18, sofferenti per malattie croniche insorte in età infantile. È quanto chiedono gli infermieri pediatrici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, che il 13 luglio hanno consegnato una petizione al presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. L'iniziativa ha coinvolto anche gli studenti dei corsi di laurea di Torino e Novara. Attualmente in tutta Italia gli infermieri pediatrici sono circa 13.000, 2.000 in Piemonte, con una quarantina di nuovi laureati all'anno. È stato rinnovato tra il presidente Mauro Laus e il nuovo direttore Anguagliu il protocollo d'intesa tra l'Assemblea regionale e il Centro Internazionale di Formazione. Il documento prevede che il Consiglio regionale ospiti presso la propria sede i corsisti CIF ILO per fornire loro informazioni relative all'attività istituzionale del Consiglio e della Regione Piemonte e collaborazioni per conferenze di rilievo internazionale. Da quest'anno vi sarà inoltre la possibilità di collaborare su progetti finanziabili dall'Unione Europea e di realizzare attività di formazione su media e norme internazionali del lavoro.